Via Crucis senza il Papa, i fedeli lo acclamano, ma il pontefice è fermato da salute e freddo. Attentati a Tel Aviv nella Cisgiordania occupata, morto un turista italiano, Israele mobilita i riservisti, condanna di Washington. Piano segreto USA per sostenere la controffensiva ucraina, il Dipartimento di Giustizia indaga sulle presunte carte del Pentagono. Genocidio in Ruanda, Parigi ricorda il massacro e presto gli dedicherà un monumento ai sopravvissuti, un passo verso la pacificazione. Folla a Roma e fedeli che lo acclamano all'ombra del Colosseo, ma a segnare la Via Crucis è l'assenza di Papa Francesco. Il pontefice, che fermato da salute cagionevole e temperature pungenti ha dovuto seguirla da Santa Marta, aveva però poco prima presieduto a San Pietro la tradizionale celebrazione del Signore del Venerdì Santo. Celebrazioni con polemiche in luoghi inconsueti in Nicaragua sullo sfondo di tensioni con il presidente Ortega. Molti fedeli si sono ritrovati nei cimiteri denunciando, come parte del clero e dei media dell'opposizione, un divieto governativo a tenere le tradizionali celebrazioni della Settimana Santa. E proprio nell'ambito delle celebrazioni della Settimana Santa, in Bolivia, la Passione di Cristo è stata rappresentata sulla spiaggia di Cochiraya da gigantesche sculture in sabbia realizzate da oltre 200 artisti provenienti anche da Perù e Argentina. Mobilitazione eccezionale di riservisti e polizia in Israele dopo l'attentato in cui a Tel Aviv ha perso ieri la vita un turista italiano di 36 anni. L'assalitore, poi abbattuto dalle forze dell'ordine, si era lanciato con la sua auto sui passanti sul lungomare della città, ferendo altri 7 turisti. Nella stessa giornata, 2 sorelle britannico-israeliane erano state uccise a colpi di arma da fuoco nell'insediamento israeliano di Efrat, nella Cisgiordania occupata. Episodi condannati dagli Stati Uniti, che hanno ribadito la loro vicinanza a Israele e bollato come inaccettabile qualsiasi rappresaglia contro cittadini innocenti di qualsiasi nazionalità. Già ieri le Nazioni Unite avevano lanciato un appello a calma e moderazione dopo i raid che Israele aveva condotto nella notte su Striscia di Gaza e Libano meridionale. All'origine dell'escalation, l'intervento della polizia israeliana nella moschea di Al-Aqsa, Gerusalemme Est, che negli scorsi giorni ha infiammato la protesta e scatenato l'indignazione del mondo arabo. I militari ucraini sostengono di aver abbattuto un jet russo nei pressi di Marinka, nella regione di Donetsk, dove negli scorsi giorni avevano affermato di aver registrato una quarantina di attacchi. Un video diffuso ieri mostra un pilota riuscire ad estrarsi dall'aereo prima che si abbattesse al suolo. Affermazioni a cui le autorità di Donetsk replicano imputando all'Ucraina un bombardamento che avrebbe fatto 6 vittime. Il Dipartimento della Giustizia americano sta intanto vagliando l'attendibilità dei documenti che rivelerebbero l'esistenza di un piano statunitense per appoggiare la controffensiva ucraina sul campo. L'esistenza delle carte, in apparenza filtrate dal Pentagono, era stata rivelata dal New York Times. Alcuni analisti hanno tuttavia ipotizzato che possa trattarsi di contropropaganda russa. I piani in questione non conterrebbero tuttavia né informazioni militari sensibili né dettagli sulla pianificazione di un'offensiva statunitense. A Parigi, i sopravvissuti del genocidio del 1994 contro i Tutsi in Ruanda hanno commemorato venerdì il 29esimo anniversario di questo massacro. In attesa del suo ufficiale riconoscimento annunciato dal presidente Macron, un monumento in memoria delle vittime sarà costruito sulle rive della Senna. Je pense que ça participe justement de cette volonté d'apaisement des mémoires et des relations entre la France et le Rwanda. Parce que une des causes, la pomme de discorde, c'était le génocide. Une fois qu'il est reconnu, qu'on fait un travail de mémoire, un travail de vérité, un travail de commémoration ensemble, dès lors qu'on se souvient ensemble, on peut vivre ensemble. Una cerimonia si è tenuta anche nella capitale del Ruanda, Kigali, prima di una serie di commemorazioni che si protrarranno tradizionalmente per 100 giorni. Più di 800.000, secondo stime delle Nazioni Unite, gli esponenti della minoranza Tutsi massacrati dagli Hutu tra l'aprile e luglio 1994.